Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, qui in San Giovanni Rotondo, consacrata il 1 luglio del 2004. Oggi qui per raccontarvi dall'epistolario numero 1, il volume numero 1, quello che raccoglie tutte le lettere che Padre Pio scrive e che riceve dai suoi padri spirituali, Padre Benedetto e Padre Agostino, una lettera del giugno del 1911. Padre Pio si trova a Pietrelcina perché una strana malattia lo costringeva a restare a casa. Lui stava male ogni qualvolta che rientrava in convento. Ogni volta che rientrava in convento stava male, quindi era costretto di nuovo a ritornare a casa, quindi a vivere nella sua terra natale. E lui scrive quello che era il suo stato d'animo, le sue gravi infermità. Da parecchi giorni, mio caro padre, scrive a Padre Benedetto, vado sempre peggiorando con la salute. Le medicine che ho prese è come se le avessi gittate in un pozzo. Dico sinceramente che soffro assai e se si procederà ancora in questo modo non potrei nemmeno io sapere come andrà a finire. Mi aiuti un po', padre mio, se vuole, perché non ne posso quasi più. Sarebbe proprio da consigliarmi una visita da qualche specialista, sarebbe, sebbene preveggo che il viaggiare mi produrrà sì certo un grave sfascio alla salute, ma che vuole, la necessità in certi casi è una triste consigliera. E in effetti questa sua richiesta verrà presa in considerazione tra qualche mese, sempre nel 1911, quando poi dal convento di Venafro andrà ad essere visitato dal celebre Caldarelli, proprio in questo anno, nel 1911, era l'ottobre del 1911. Inoltre tale visita, scrive Padre Pio, si rende quasi impossibile perché le attuali strettezze della famiglia si lascia, si faccia il volere di Dio. Ho voluto farle sapere tutto questo per maggiore tranquillità di coscienza, non per altro, perché sono sempre disposto a fare la volontà di Dio e dei miei superiori. Il demonio si giova di questo indebolimento di forze ed impossibilità di reagire per maggiormente affliggermi con fantasmi e spauracchi. Ma padre mio, quali sono i fini di Dio per permettere al demonio tanta libertà? La disperazione vorrebbe prendermi, eppure mi creda, padre mio, la volontà di dispiacere a Dio non ce l'ho. Io non so rendermi ragione e molto meno intendere come mai possa stare insieme volontà sì risoluta e pronta ad operare il bene con tutte queste miserie umane. Se dunque scorgesse che io stessi in pericolo per l'anima mia, mi aiuti, se non vuole vedermi ridurre in cenere di peccati, perché l'anima la voglio salvare ad ogni costo e Dio non voglio proprio più offenderlo. Vengo poi nuovamente a rinnovare la mia preghiera riguardo a ciò che ultimamente le chiesi in carità. Si trattava di una richiesta di un abito nuovo e alcuni libretti spirituali. E poi Padre Pio conclude: preghi per me e attendo sue paterne notizie.